La bordura è costituita da un gruppo di piante che seguono un margine e segnano così un confine. Potremmo dire quindi che mentre l'aiuola ha una funzione meramente decorativa, la bordura funge in qualche modo da elemento architettonico. La forma e le dimensioni della bordura dipendono dalle caratteristiche del nostro giardino e dai nostri gusti. Avremo la possibilità di creare la nostra bordura utilizzando le più diverse varietà di piante. Si intende perciò l'utilizzo di temi monovarietali con grande impatto cromatico, oppure la mescolanza di più varietà annuali per effetti cromatici più dinamici e diversificati nel tempo. Le nostre annuali verranno posizionate tenendo conto della fioritura e della durata in modo da avere l'effetto desiderato. Le varietà da bordura più diffuse sono l'impatiens, il tagete, la begonia e il bellis. Per fare i giusti accostamenti, prima di acquistare le bordure, dovremo tener conto anche di fattori quali il tipo di terreno di cui disponiamo, l'esposizione, ombreggiata, semi-ombreggiata, soleggiata, ventosa, la zona del giardino in cui sorge la bordura, nonché il periodo di fioritura e il colore del fiore delle piante che ci attirano di più. Inoltre, se la bordura sorge vicino alla casa o comunque in un luogo frequentato del giardino, sarà meglio informarsi preventivamente circa la sua capacità di fungere da richiamo per insetti, api, formiche, uccelli. Quanto alle piante, assicuratevi infine che queste, al momento dell'acquisto, abbiano un aspetto sano e rigoglioso.